Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo 25esimo episodio della nostra serie di Minecraft. Signori, intanto mangio una patata che non mi fa mangiare. Perché cazzo non mi fa mangiare la patata? Brutto scemo. Va bene, ora lo vedremo. Signori, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché ho sempre bisogno del vostro supporto. Signori, detto questo, adesso mi fa mangiare la patata. È tutto strano questo gioco. Signori, il sole è alto sulle nostre teste. Io ho modificato tutta quanta la struttura e ne siamo al di sopra. Mamma mia, signori, è stato il delirio più totale riuscire a pigliare le misure, ma ci siamo riusciti. Manca l'ultimo passo, signori, manca l'ultimo passo, che è ovvero mettere tutti gli slab sul bordo e sul lato della nostra struttura. Io me li faccio tutti slab, chi se ne frega, non me ne frega assolutamente nulla, va bene così. Questi magari ce li conserviamo, che forse potrebbero tornarci utili un giorno, non si sa, forse sì, forse no. Recuperiamo la nostra bellissima crafting table, signori, e iniziamo a piazzare tutti quanti gli slab per completare la struttura. Voi direte perché gli slab, ovviamente, per chi conosce Minecraft, gli slab evitano che gli mob possano spuntare in questa zona di qua. E quindi concentrare lo spawn dei mob proprio all'interno del nostro mob spawner. Funzionerà la cosa? Non lo so, signori, io ci spero, ci incrocio le dita. Dopo tutto il tempo che ci ho dovuto impiegare per far funzionare, per far costruire sta cazzarola dei mob spawner, spero che il risultato ne valga la pena di tutto il lavoro che mi è costato. Tramonta, smonta, costruisci, fai e dici, signori, stavo letteralmente delirando. Ora, quest'ultima parte la sto facendo con voi in questo nuovo video, perché sennò poi magari sembra che mi faccio tutte cose a parte e non vi faccio sudare come ho sudato io nelle ultime ore praticamente e negli ultimi giorni. Ma voglio contribuire, voglio che anche voi contribuiate col vostro annoiamento più totale nella costruzione di questo mob spawner. Però vi ho eliminato la distruzione di quello che avevamo fatto, le cadute, gli insulti al mondo di Minecraft e tutto quello che ne può derivare, signori. Però vi ho evitato un gran bel po' di lavoro. Ora rimane solamente questa situazione di sistemare tutto il tetto con questi slab. Vedete che non mi bastano, non vedete che non mi basta la pietra? Perché io deliro, signori. Se non mi dovesse bastare la pietra io impazzisco. Decisamente impazzisco, signori. Non mi puoi fare questo, io ho gli ultimi 35 blocchi, no, non ne posso più di andare a scavare pietra, non ne posso più, quanti cazzarola me ne fai, 64 più 2, ti devono bastare perché io non la vado a prendere, non mi parlate più di pietre, signori, e di costruzioni in pietra, perché il mob spawner è la cosa che più odio costruire, la costruisco in ogni serie, non mi funziona mai, ma la costruisco in ogni serie, signori. Mi consumi questi due che mi fanno proprio antipatia? Ok, in tutto questo io, rispetto al video che ho visto per la costruzione del mob spawner, non mi sono tenuto a due blocchi laterali di altezza, ma mi sono tenuto a tre più il tetto, quindi abbiamo una sorta. Non mi bastano i blocchi, signori, non mi bastano i blocchi, non ci posso credere, non devo buttarmi e risalire in qualche maniera brutta. Va bene, tanto qui sopra chi cazzo lo vede? Non lo vede nessuno, va bene, sacrifichiamo un po' di legno, signori, facciamo una struttura originaria, una struttura particolare, consumiamo questi blocchi di legno e andatene a fare un bagno tutti quanti, che secondo voi io riscendo per andare a prendere altra cosa, ma non se ne parla proprio, signori, vuol dire mettere in gioco la mia salute mentale. Dai però, cazzarola, devi mettere dei blocchi normali. Vuol dire mettere in discussione la mia salute mentale e io non c'ho voglia minimamente di mettere in gioco la mia salute mentale. In tutto questo stiamo benissimo vedendo che mi sono finiti altri 64 blocchi di legno. Bene, bene, io impazzisco, signori. Io, se non mi dovessero bastare manco questi, io non so che cazzo inventarmi. Altri 49, cambiamo ancora il disegno, ok, bello così, meno male che qua sopra non ci salirà mai più nessuno per vedere questo scempio che stiamo facendo nella parte finale di questo mob spawner, che già è brutto così, signori, perché è tutto di pietra, tutto uguale e tutto preciso, era bello poter utilizzare blocchi diversi, ma la povertà fa questo, signori,
E la povertà ci porta a non avere più blocchi disponibili per questa situazione. Ma vaffanbai, non ho più nulla. Niente. Ci possiamo mettere le torce, signore. Ci mettiamo le torce. Un giorno risalirò qua sopra e andrò a sistemare tutto quanto, signore. Mettiamo due torce, belle, anzi, facciamo così. Tra l'altro, c'ho pure. No, vabbè, le torce le possiamo fare, cazzarola di una miseria. Le torce le possiamo fare, famole. E non ci perdiamo in chiacchiere. Dai, così facciamo ste cazzate torce prima che impazzisco male. In tutto questo si spera che il nostro mob spawner funzioni. Guarda che cosa carina, abbiamo fatto pure il centro preciso. Dico, parliamone. Allora, noi siamo ok. In tutto questo noi dobbiamo sperare che il nostro mob spawner funzioni. Secondo voi funzionerà? Cos'è quella cosa là? Da andare a visitare quella cosa là sotto? Signori, io non ho che dirvi, dobbiamo lanciarci di sotto e ci lanceremo da questo punto di qua. Attenzione, fra 3, 2, 1 e ci lanciamo, signori! Il nostro mob spawner dall'alto, è brutto. Però si dovrebbe mimetizzare abbastanza bene. Con che cosa? Con niente, perché è fatto precisamente in cielo. È fatto precisamente in cielo, quindi con qualcosa dovrebbe mimetizzarsi? Non lo so. Però l'importante è che funzioni, signori. Proviamo a salire nuovamente sopra. In tutto questo, oltre a doverlo andare ad abbellire, perché è brutto, signori, cioè è proprio brutto. Dobbiamo fare tutto il bordo qua di legno, tutto il laterale di qui, tutto quanto. E fare una scala magari migliore, magari che ci porta su e riusciamo poi a scendere giù in qualche maniera. Dobbiamo inventarci qualcosa. Dobbiamo sperare che funzioni, signori. Questo è un breve, sarà un video breve, un video decisamente breve. Mi interessava solo farvi vedere che l'abbiamo costruito, l'abbiamo portato a termine. Però l'importante è che funzioni, perché se non funziona io disinstallo il gioco, signori. Se non funziona io disinstallo il gioco, la serie finisce qui, è stato bello, bello, mi metto a giocare a Super Mario, signori. Cambio completamente il gioco. Cambio completamente il gioco. Intanto proviamo a salire qui sopra. Ok. Ok, i creeper ci sono. I creeper ci sono. Questa è già una cosa buona. Questa è già una cosa buona. Ammazziamo. Mi possono vedere? No, quindi vi ammazzo male. Vi ammazzo male. L'esperienza riusciamo a prendere. I creeper arrivano. I creeper arrivano. L'esperienza pure. E qui già abbiamo un botto di roba. Quindi sembrerebbe funzionare, signori. È una farm di creeper praticamente. Ok, anche di zombie. Ci servirebbero gli scheletri. Ecco, basta chiedere che arrivano, signori e signori. Il mob spawner funziona. Il mob spawner funziona. L'esperienza arriva e abbiamo anche le frecce. Sì, signori. Ma il mio arco che fine ha fatto? Da cazzarò l'ho posato il mio arco. In quale cesta l'avrò mai lasciato il mio arco? Non lo so. Ma qui funziona, signori. Allora, facciamo così. Sto un pochino off camera. Vediamo se riusciamo ad ottenere abbastanza mob e vediamo un attimino, signori, vediamo un attimino. Sono soddisfattissimo. Che cosa bellissima. Signori, come potete vedere, il mob spawner funziona, signori. Io sono stato qui proprio qualche secondo. Non è proprio qualche secondo. Il sole stava ancora, era ancora alto, ma adesso sta calando. Il mob spawner funziona, signori. Livello 18, vediamo a quanto arriviamo. Mamma mia. Spettacolo, dovete morire pure voi là sotto. Sì, è inutile che non potete nascondervi alla mia spada distruttiva. Vieni qua, brutto zoticone, devi morire. Ok, livello 21, signori. Guardate quanto cosa c'è. Va, arco, patate e tanti bellissimi premi per noi. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per le suggerimenti e per le iscrizioni. Dopo tre video siamo riusciti finalmente a completare il mob spawner e a portarci un po' finalmente di esperienza a casa. Possiamo passare avanti, signori, possiamo andare con gli obiettivi successivi. Detto questo, signori, ci vediamo al prossimo video. Bella raga, ciao!